Ciao a tutti e bentornati ancora una volta su Indie Gameplay Ita. Oggi siamo su Wayward Terran Frontier Zero Falls, non riuscirò più a pronunciarlo, quindi lo chiameremo soltanto Wayward. È un gioco che su Steam costa abbastanza, perché costa 27,99 euro e mi ci sono voluti veramente diversi mesi per convincere lo sviluppatore a darmi fiducia, perché stavo proprio per comprarlo, perché è un gioco che si contrappone a quello che abbiamo già visto a Star Sector. Ne condivide lo stesso motore grafico e, come potete vedere adesso qui dalla grafica, adesso sono ancora nel corso del tutorial, ma ho scelto di partire, vedete, in questo modo perché voglio farvi vedere quella che è la grafica. Insomma, Star Sector è un gioco che è fondamentalmente diverso, condivide alcune cose, tra cui il motore grafico appunto e alcune meccaniche, ma è profondamente diverso. Star Sector è basato su una gestione di una colonia che possiamo creare su un pianeta, sulla gestione delle flotte, sul, diciamo, equipaggiamento della flotta, l'assunzione di gente che poi comunque la gestione della colonia piuttosto che delle risorse, delle armi, delle munizioni. Questo è diverso perché, come potete vedere, noi siamo attaccati adesso a questa stazione e qui abbiamo tutta la nostra nave che con i nostri tool possiamo andare a riparare. Quindi possiamo andare a decidere di riparare delle parti rotte, piuttosto che qua vediamo i reattori, le armi che ho equipaggiato. Possiamo andare, adesso vi faccio vedere, a montare, a spegnere gli incendi, a minare. Potete fare veramente di tutto, di più. E qua vedete, addirittura morire. Vi spiego un pochino, perché lo scopo di questo video è illustrarvi questo titolo, che magari in italiano non esiste niente di simile, cioè non esiste niente di spiegato. Quindi per quel poco che io ho appreso ve lo voglio far vedere. Una cosa da dire, ammazza l'idiotteria questo gioco. Allora, potete aumentare anche la risoluzione, in pratica aumentare l'ingrandimento della HUD piuttosto che dell'ambiente, però diventa un pochino più bruttino. Allora, noi qua siamo all'interno della stazione. Vedete che possiamo anche. Ho preso il fucile, come potete vedere qui. Ho equipaggiato sul tasto 1 l'assault rifle che ho recuperato da una stazione mineraria. Quindi, tenere premuto, possiamo sparare. Allora, qua vedete che abbiamo un airlock e quindi se ci andiamo oltre lo apriamo, finiamo scaraventati nel vuoto e moriamo. Una delle particolarità di questo gioco è che noi possiamo morire e rinascere infinite volte perché c'è una sorta di clone, un po' come su EVE Online, dove ripartiamo e questa IA che ci sta tirando, pigliando per il culo dall'inizio della partita, il gioco in inglese però è ampiamente comprensibile. Ci dice che ci sta insegnando a vivere, insomma, in questo mondo dove siamo rimasti per più di 206 anni e rotti e svariate ore e svariati giorni, alla deriva nello spazio, siamo arrivati a questo punto. Qui abbiamo la mappa con giusto così per farvi un attimino vedere, così non voglio poi, insomma, mettervi l'ansia. E insomma, qua abbiamo le stazioni spaziali, abbiamo, vedete, la leggenda, le factory, le processing, le trade hub, il mining, il shipyard, la farm, la repair station, l'abandoned station, che ce n'è una qua vicino, il gate disattivato, il gate attivo, la home station che abbiamo una stazione all'inizio che possiamo amministrare, insomma, per usare diciamo il crafting delle navi, perché in questo modo all'inizio il gioco ci mette a disposizione una ricetta di una nave che craftiamo, ci chiede dei crediti, in alto poi vedete anche i crediti, che ne abbiamo 1000, e praticamente nello spazio possiamo andare a controllare qualsiasi cosa noi vediamo. E in pratica, se noi poi andiamo alla stazione, la distruggiamo, la scrappiamo, diventa un progetto da poter ricraftare dopo. Quindi c'è questa sorta di visione interna,
microscopica di tutto quello che possediamo, di tutto quello che esploriamo. Possiamo salire le navi, insomma, da quello che ho capito di feature ce ne sono tante, ma soprattutto siamo alla versione 0.9 del gioco e lo sviluppatore, ma questo l'avevo già letto e lo sapevo già, mi ha detto che in pratica è in arrivo, quando sarà pronta, quindi non si sa quando, una patch mega galattica che espanderà ancora di più il gioco. Ora abbiamo delle missioni da fare, dove in pratica, premendo J, poi apriamo questo journal, dove praticamente dobbiamo costruire un team. Io ho conosciuto un tizio al bar, adesso vi faccio vedere anche il sistema di conversazione, e non sarà un video action, insomma, voglio spiegarvi quello che non trovate online, una spiegazione in italiano di questo titolo, di Wayward, Terran Frontier Zero Fall, ecco. Le stanze sono fatte in questo modo. Praticamente qua abbiamo la possibilità di commerciare, la trade station, dove si può acquistare roba, e l'IA, insomma il robottino che ci sta parlando, ci ha appena detto che ci ha mandato alla nostra stazione principale una ricetta, un progetto, ecco, più che ricetta è progetto, di una nave cargo per trasportare più roba, perché qua in pratica vedete la stiva della nostra nave. Per poter commerciare, cioè acquistare da una parte e vendere da un'altra. Ora io posso provarci, posso comprare dei lingotti e scegliere poi quanti comprarne. Io voglio comprarne una decina e poi decidere poi di rivenderli da un'altra parte. Proviamo questa cosa. La cosa interessante, ecco, adesso qua vi faccio vedere anche questo è il cargo della nave, perché quando poi lootate le navi lo troverete così. Questo è il bar dove abbiamo incontrato il nostro robottino. Robottino di barista che non fa niente. La cosa interessante adesso qua non lo possiamo più vedere. In alto poi vabbè vedete altre cose sulla mappa. Questo è un altro trading. Oh, questa è spazzatura. Io credo che sia chiamato capitalismo. Sì, ok, va bene. Sembra intelligente, vabbè, sì, intanto ci sta spiegando un po' di cose, adesso io qua ve le salto perché me lo voglio studiare con calma. Ci sono veramente un botto di cose da poter vedere, questi sono dei progetti, no, sono dei potenziamenti in pratica, però veramente qui per curarci. La cosa che ho notato è che non ho approfondito più di tanto il gioco, perché mi sono messo a giocare qua vendendo armature, quindi posso pensare di vendere questa. Ok, venduta un po'. Quello che ho capito è che il gioco all'inizio, io lo primo pensiero che è stato quello di dire, di pensare, no, è meglio Star Sector, mi piace di più. In realtà, perché pensavo di aver visto tutto dopo i primi 20-30 minuti, in realtà mi rendo conto che non è minimamente così, perché ci sono un sacco di cose da approfondire. Per quanto il gioco sia dispersivo, come potrete leggere anche dalle recensioni di Steam, il gioco è molto molto complesso e profondo. Abbiamo rilevato una stazione economica usando questa mappa, va bene. Ora però la cosa importante, non so cosa siano queste X, sono già andato, ci sono delle persone che camminano, non ne ho anche uccisa una, ma non mi è successo nulla. Va bene, adesso vi faccio vedere il sistema di attracco e poi vediamo un attimino, perché la cosa interessante che vi stavo dicendo è che la missione mi spingerebbe anche ad avere una crew, no? Insomma, come vedete qua, sulla sinistra, sulla destra, scusate, avere un equipaggio. Il problema è che mi ha detto l'intelligenza artificiale è non possiamo caricarla alla IA, perché se tu esplodi, tu rinasci alla stazione ma lui muore. Quindi, cosa dice la missione? Dice, hai bisogno di un cloning, cioè di una capsula di clonaggio anche per Marv, che è il tizio, così che possa unirsi alla crew. Vola intorno allo spazio e butta un occhio, insomma, butterò un occhio sullo spazio circostante e quando troverai qualcosa di utile te lo dirò, insomma. Qua ci dice fai un profitto, qua dice stop the base, torna indietro alla home base e guarda che cosa c'è, una cosa per te, e qua
Approach SSC Shipyard. Fai un po' di esplorazione, acquisisci un po' di equipaggiamento, prova ad aggiornare la tua nave e quando sei pronto vai verso la SSC Shipyard Waypoint. Va bene, allora, poi devo ancora chiarire bene una cosa perché il gioco mi chiede per alcune cose il tasto del mouse 4 o 5, in realtà ne ho 12, ma il problema è che non corrispondono perché il tasto del mouse 5 e 4 non vuol dire niente perché corrispondono a dei tasti della tastiera, quindi dovrò capire. Allora, col tasto Z ci sdocchiamo, vedete che ci muoviamo così. Per doccarci si clicca qua in fondo su Docking oppure si preme lo Shift. In pratica compare questa modalità qui che ci porterà a doverci, tenendo premuto il tasto del mouse e muovendo AD, ci si muove anche lateralmente invece che ruotarci. E quando saremo in contatto, ci verrà data con la X la possibilità di attaccare mentre adesso ci stacchiamo. Si passa bene o male sopra le navi, non sopra gli asteroidi, quindi gli asteroidi ci si finisce direttamente contro. Poi si può tornare in nave, insomma, e vedere la nave distrutta dalle navi avversarie. E ovviamente se attiviamo l'airlock si schiatta istantaneamente. Quindi ora possiamo tornare indietro verso la nostra stazione, oppure no, si può sparare, vedete che con lo shift si spara. C'è qualcosa di là, e potremmo saltare già per aria, però mi sembra ci sia qualcosa anche da questa. No, ma non so cosa sia. Premendo il tasto T si attiva una sorta di, vedete che è in carica, di viaggio veloce. E quindi andiamo a vedere che cos'è. Andando indietro, poi si va a vedere che cosa c'è, se c'è qualcosa che c'è fastidio. Vedete che c'è qualcosa lì. Io adesso viaggio. È relativamente vicino questa cosa. Poi sono asteroidi, quindi una volta che entrano a contatto dello scanner. Vediamo che cosa sono. Diciamo che la parte del viaggio è curata maggiormente in un gioco come Star Sector, dove abbiamo la modalità occultata piuttosto che la modalità il transponder attivo per farci riconoscere i dialoghi tra navi, insomma, però non si vede all'interno della nave. Qua invece, allora disattivo, ci avviciniamo e vediamo che lì c'è una nave, una stazione, magari una stazione che ha il VAT cloning. Vediamo, 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 vediamo. Ci mettiamo in modalità di attracco. Abbiamo un attracco solo. La nave che avevo prima, che era lo shuttle, ne aveva due, se non ricordo male. Comunque ci orientiamo. Ormai ho imparato abbastanza a padroneggiare questo sistema, quindi proviamoci. Cioè, credo di averlo padroneggiato abbastanza bene. Allora, X to dock. Ok, andiamo a vedere. Andiamo a vedere, arma alla mano. Ok, siamo sulla stazione. Qua sono alieni, li ho sparato perché sapevo già cosa fossero. C'è una sorta di baretto qua. Però non so perché ci sono anche tipo le tute spaziali, dovrò approfondire un po'. Enter bar. Talk, niente. Col barista non sono ancora riuscito a parlarci. Vediamo cosa c'è qui. Gunnery console. Posso sganciare la nave, ma a mio rischio e pericolo perché poi mi ritrovo senza nave. Vista la mappa, ok, niente. Continuiamo a esplorare perché di là mi sembra che ci sia del cargo. Quindi magari troviamo quello che ci serve. Il gioco ovviamente all'inizio ci aiuta. Addirittura in una stazione mineraria sono entrato proprio nell'asteroide. Adesso magari siamo fortunati e riusciamo a vederlo anche qui, dato che sto ampiamente improvvisando. Allora, trade with station, no, questo è il trade. Vediamo che cosa trade ha. No, non si può tradare perché non c'è nessuno. Ok. Intanto liberiamo un pochino la nave. No, non c'è niente, non trovo nulla. Qua ce ne sono un po' adesso. Poi, ovviamente poi l'arma quando si scarica viene ricaricata. Infatti bisogna aspettare che torni piena. Ok. Ok. Vediamo un attimo, access cargo, non c'è nulla, vediamo se c'è qualcosa qui, c'è un'armatura, io la prendo perché comunque è sempre da rivendere, quindi interessante, di là si entra nella Spark, cos'è, una candela Spark, va bene, io la prendo anche questo che comunque tutto fa brodo e vediamo se troviamo sto maledetto parti assortite, ma è pieno di roba qua,
Allora, snack, valutazione del mercato, consumer good, ok, andiamo di qua, cargo, snacks, snacks, è tutto snacks qua, consumer good, vediamo se, ok, la metto lì, bah, cose che comunque mi porteranno in cassa dei soldi. Allora, poi si parla anche di una modalità multiplayer, ma soprattutto del fatto che di là si esce nello spazio e non mi piace. Qua invece si vaga. Cos'è sta roba? All'interno dell'asteroide. E c'è qualcosa lì che non so cosa sia. Sembra essere la tana dei tizi lì. Dicevo, dicono in multiplayer si può controllare anche una stazione. E non so se però si possa. Non ho visto il multiplayer in realtà, quindi potrebbe essere una branca, diciamo, sperimentale del gioco. E comunque si dovrebbe controllare anche una stazione. Comunque, la particolarità del gioco è appunto il fatto che si può controllare qualsiasi cosa ci sia appunto in gioco. Adesso stiamo liberando, non c'è più nulla. Io ho paura di uscire di là perché comunque secondo me lì c'è il vuoto dello spazio e muoio. E non voglio morire adesso e ritrovarmi di nuovo là in stazione. Dovrei, ma mi passa la voglia perché è stato veramente un viaggio estenuante arrivare fin qui, perché ho viaggiato per 400 km, che non sono tante a livello siderale, ma è tanto a livello di tempo. Però voglio andarci lo stesso. Adesso voglio vedere che cosa c'è intorno, perché qua intorno non. Torniamo in stazione e ce ne sdocchiamo. Ok. Z undock. La figata è che all'inizio l'IA non mi aveva detto nulla. Io avevo la mia nave attaccata alla nuova. Ho preso la nuova e ho guidato con l'altra attaccata e ho distrutto l'airlock. Quindi ho dovuto prendere il tool di riparazione e andare a ripararlo. Allora, in pratica, qua quello che mi dice è vai là, che sono 412 km, a Pinerolo. No, io vorrei ritornare alla mia stazione. Ma la mia stazione, io onestamente non so dove sia. Quindi vorrei dire al gioco. E voglio andare qui. Ok, verso il mio punto. Ok, perfetto. Quindi il mio punto adesso me l'ha fissato lì, credo. Quindi io accelero. Il gioco è intelligente perché quando andiamo ad attivare i motori, questi qua, per il viaggio veloce, e di fronte a noi ci sono degli asteroidi, il gioco si ferma, cioè il gioco si ferma, i reattori si fermano. Quindi in questo momento adesso passeremo, però magari riusciamo anche a schivarli, tutti questi asteroidi qui. Io vi lascio un attimino in attesa che rientriamo nella base, così vi faccio vedere anche come funziona l'evocazione delle navi. Poi è un gioco 4X, quindi si apre ogni possibile interpretazione. Diciamo che altro da vedere nel mentre siamo in viaggio, da farvi vedere avrei questo, che è la ricerca. Quindi tutta la possibilità di ricercare cose che non devo ancora scoprire che cosa siano. Si parla di strutture, corridoi e tutto, quindi non so cosa siano. E mastery, quindi della sorta di potenziamenti per le armi a energia balistiche, gli emettitori, i missili e capacità di costruzione. Quindi non so onestamente che cosa siano tutte queste cose, quindi lo scopriremo. Intanto, niente, rimaniamo in attesa un attimo di arrivare a destinazione. Stiamo quasi per arrivare e vedo che c'è una nave là. E però a me viene il dubbio. Infatti, gira un po' di là perché la nave è qua, la stazione è qua. Ho sbagliato a mettere l'indicatore, l'ho messo sbagliato, infatti questo è la mia vecchia nave e quella è la mia stazione, quindi disattivo. Adesso siamo a 18 km, quindi anzi no, disattivo i reattori e vedete questa è la nostra stazione. Questa qua dovrebbe essere la vecchia nave. Comunque nel venire indietro, nel tornare qui, ho incontrato una nave rossa che andava in direzione opposta, quindi l'ho lasciata andare.
anche perché non era molto saggio andarci addosso, e una stazione tra gli asteroidi che sono stato tentato di soffermarmi, ma in realtà... Allora, docking, si docca lì. Ok, surprise combat. What? Allora, ci ha fatto una sorpresa. Io gli chiedo un riconoscimento. Scelta saggia. Ne ho in mente uno. Ok. Ho solo trovato questo attualmente. È un blueprint di ricerca per una nave con un fitting migliore per il combat. Completa la sfida e sarà tua. Ok. Cioè, la IA mi fa uno scherzo da parete. È una nave un po' di merda questa, perché l'ho equipaggiata, ma rispetto a quella di prima non ho le cose orientabili. Se premi tab su un drone, lo targetterai e il computer ti assisterà. Perfetto, allora lo seleziono. Se il computer mi assiste, io gli ho messo 3 slot di armi, ma probabilmente se le tue puoi tenere premuto il tasto sinistro del mouse per mirare l'intera nave. Mi stanno danneggiando. Vorrei prima sterminare quello, ma non... vabbè, lui adesso è fermo. Io mi metto addosso a sto drone e cerco di fargli più danno possibile. Fortunatamente ci si passa attraverso, quindi non c'è la collisione. Cioè, certo che però... cioè, che stronzo. Comunque, no, bellino il fatto che comunque... qua vedete il livello di consumo dei reattori, il capacitor... cioè, fatto veramente bene. Ah, ma c'è il punto in cui devo mirare, ok. Come ogni gioco, ok, come ogni gioco spaziale. Mi ero già attivato in modalità... in modalità attacco. Dovrei aprire lo scoop, ma non lo faccio ancora, perché... anzi, lo faccio subito, scoop. Così tiriamo dentro la roba. Crediti. Stiamo tirando dentro crediti. Ok. Magari adesso chiudo lo scoop. Perché non spara più? Ah no, ok, adesso sì. Ok, sta andando decisamente meglio adesso, quindi li abbiamo eliminato i thruster. Mi stiamo danneggiando i thruster. Ok. Dobbiamo ricaricare l'arma. Ricaricare, si sarà surriscaldata. Abbiamo modo di attaccare, no? Qua vedete il numero della crew che c'è all'interno. No, non spara più. Ah, ok, adesso sì. Radiatore. Ci allontaniamo che magari fa un bel botto adesso, eh? Ok. Bene, bene, bene. Abbiamo completato questa missione. Adesso vi salto la conversazione. Ok, comunque apro lo scoop. E mi prendo un altro po' di roba. 30 crediti, niente di che. Comunque va bene. Allora, quest completata, battaglia. Ok, vediamo un po' dov'è la stazione che adesso voglio attaccarci. Così vi faccio vedere. Faccio vedere anche come funziona la stampa, diciamo, 3D delle navi. E così concludiamo questo primo video di approfondimento su Wayward. Allora, attiviamo l'attacco X. Ok, attaccati. Si può finalmente scendere. Possiamo andare anche a vedere se c'è qualcosa di danneggiato. Qualcosa c'è sicuramente. Lo ripareremo. Ed
parte che possiamo andare a riparare gettando appunto un raggio blu, ma al momento non c'è nulla. Ok, attacchiamo sulla nave. Ora hai una nave che può fare combattimento, va bene. Penso che dovresti pagarmi, ok, va bene. No, vi salto la conversazione per non stargli a capire. Allora, non c'è granché qua, anche si può fare, c'è un bar. Poi, questo è il cuore della stazione. Qua si può andare sempre a vedere access cargo, quello che c'è. Abbiamo preso un po' di roba qua. No, un po' di crediti più che altro. Avevamo 1.400, ne abbiamo 1.600 adesso, quindi no, non male decisamente. Andare di qua e vedere un po' che cosa c'è da questa parte della stazione, che sembra essere comunque bella, bella grossa. E niente, poi si va a craftare una nave nuova. Quindi, vediamo un attimo, faccio vedere com'è dall'alto. È una stazione immensa ma vuota. Lì c'è la stazione di cura per curare noi stessi, come vi ho già detto. Lì sotto dovrebbe essere finita. Vediamo cosa c'è. Sì, come vi ho detto, vi ammazza le idioterie questo gioco. Poi vabbè, io mi sto un pochino abituando adesso. E ok, qua c'è... Ah, proprio questa là, il reparto proprio dei core. Tutta la parte più elettronica della nave. Allora, dobbiamo tornare indietro e vi faccio vedere la parte dello spawn della nave. Ok, eccola qua, questa è la logistics. Praticamente accedendo qui possiamo andare a fare spawn su una nave, ma al momento mi sto tirando per il culo perché non ne ho altre. Mi aveva detto che mi avrebbe dato un'altra nave. Comunque, quando noi siamo qui possiamo, vedete, sulla nostra nave andare a equipaggiare armi. Possiamo cliccare col destro, fare scrap and research o repair, riparare la nave. Quindi quello che cambia è il fatto che se voi prendete una nave, la possedete, la portate qui, la distruggete, vi viene immessa nelle ricette e quindi potete andare a riprodurla come volete. Ok. E quindi niente, questo è quanto. Qua abbiamo l'airlock, uscendo poi si va a morire. Vedete, siamo morti e ripartiamo direttamente nuovamente con un clone dalla nostra casa, insomma, e qua abbiamo la nostra nave, quindi ci ritroviamo nuovamente qui. Allora ragazzi, questo è l'inizio di Wayward, non è diciamo l'inizio perché in realtà l'inizio è molto più lungo perché ci spiega di fare, ci fa vedere come fare diverse cose. Io ho preferito partire un pelino più avanti. Questo è Marvel, il tizio che ho conosciuto, possiamo parlarci. Non si può fare granché, non si può reclutare perché manca appunto la stazione per rigenerare anche lui in caso di morte. Qua abbiamo One, che è il nostro tutorial iniziale. Io gli ho detto che mi stai spiegando come funziona la ricerca, però gli ho detto no dai, ricordamelo dopo. Il barkeeper mi chiede se voglio un drink, voglio una birra perché ce la beviamo volentieri. Non piazzare la tua domanda, la tua richiesta sotto forma di domanda. No, grazie. Va bene, da Wayward tutto. Il gioco, come ho già detto, costa $27.90, nome esatto Wayward Terran Frontier Zero Falls, versione 0.9 al momento, ed è in sviluppo da diversi mesi, parecchi mesi, si parla da marzo che ci stanno lavorando sulla versione, forse anche dicembre di un anno fa, forse la 0.9, che è la nuova mega patch. Adesso non ho ancora visto che cosa, ma penso sia abbastanza uno stravolgimento, tanto che i save non verranno resi compatibili, quelli attuali, con la versione nuova di gioco. Bene ragazzi, questo è tutto,
Attendo qua sotto trepidante i vostri numerosi commenti su questo titolo. Magari poi, se vi interessa, faremo nuovamente un recap anche di quello che è Star Sector, o magari addirittura un video confronto, se vi va, se siete appassionati a questo genere. Alla prossima e ciao ciao!